Ciao e benvenuto alla prima creepypasta sopravvissuto. Bene, voi sarete anche i sopravvissuti temprati a resistere a un'apocalisse, ma non so se resisterete a questo. Il sentimento più forte dell'animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell'ignoto. E in questo fallout gli incubi più reconditi degli abitanti della West Virginia prenderanno vita e verranno a perseguitarci. Per adesso i mostri avvistati sono il Grafton, il Windingo, il Mothman, lo Snorley Yao, il mostro di Flatwood e lo Snelly Gasta. Ma in questa puntata parleremo del terrificante Mothman, l'uomo falena. Tutto iniziò nel 1966 a Point Pleasant, West Virginia, proprio la città che state vedendo nella mappa di Fallout 76. La notte del 15 novembre, vicino una fabbrica abbandonata di TNT, due giovani sposi avvistarono due strani fari rossi nella foresta. Incuriositi e quasi ipnotizzati, scesero a controllare. Dopo essersi avvicinati, si resero conto che quelli che stavano guardando non erano fari, ma giganteschi e spettrali occhi rossi. Si trovarono davanti a una creatura grottesca alta 2 metri con fattezze umanoide, nero come la pece e con gigantesche ali da pipistrello. Fuggirono, ma la creatura balzò in volo e li inseguì. I giovani miracolosamente raggiunsero la città inseguiti da questa creatura. Raccontarono che aveva un'apertura alare di 4 metri. In pochi gli credettero, ma negli anni che susseguirono, gli avvistamenti si moltiplicarono, fino al fatidico giorno del 15 dicembre del 1967, ultimo avvistamento dell'uomo falena, proprio sopra il Silver Bridge, che crollò dentro il fiume Ohio. 46 persone persero la vita. Gli abitanti di Point Pleasant si sono divisi in due teorie: chi crede che il Mothman volesse avvisarli per l'imminente pericolo e chi crede invece che sia soltanto un nefasto presagio di morte. Comunque credo che la prima cosa che farò appena uscito dal vault sarà correre verso Point Pleasant a vedere se ha visto il Mothman. La Bethesda ha rilasciato una dichiarazione proprio parlando del Mothman. Il lead animator Rick Weiss ha detto: il Mothman sarà incredibile, non abbiamo mai creato un mostro così prima d'ora. All'inizio del gioco inizierà a pedinare il giocatore e gli incontri aumenteranno man mano di intensità, fino a che non deciderà di attaccare. Quindi ci osserverà, ragazzi. Madonna, che paura. Vedremo questi occhi rossi nella notte che ci osservano. Sembra essere trapelata l'indiscrezione che questa non sia la vera immagine del Mothman, o che sia soltanto la prima evoluzione. Sembra che la Bethesda abbia puntato molto su questa creatura e non sia un semplice mostro. Il Mothman avrà anche un museo dedicato in gioco, e questo ci fa pensare che molto probabilmente ci sarà una missione legata al suo avvistamento. E chi lo sa se il primo avvistamento sarà proprio il 15 novembre, giorno dopo l'uscita di Fallout, e anniversario del primo avvistamento del Mothman in West Virginia. Vi farà molto piacere sapere che le popolazioni native americane non avessero villaggi che andavano oltre il confine del fiume Ohio, dove si trova proprio il West Virginia. Reputavano quell'area troppo sacra e pericolosa per viverci. Chissà, in quelle tenebre, quanti misteri ancora si nascondono, calcolando che il gioco non è neanche uscito. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like, condividete. Se volete vedere il seguito, ci saranno mostri assurdi tipo le zecche succhiasangue, i bruciati che sono ghoul armati. Comunque faremo un altro video oltre il creepypasta dove andremo proprio a analizzare tutti i mostri. Se vi piace ditemelo nei commenti, perché se nessuno me lo scrive io poi mi deprimo e non lo faccio, ragazzi, ve lo dico, perché me la faccio più male. Dico: ah, non gli piace a nessuno, non vuole vedere nessuno sto video, allora lascio perdere, come tanti dei miei video. Comunque, se questa serie vi è piaciuta e ne volete altre, condividete e mettete like a manetta. Se non sono riuscito a farvi paura, ci pensa James Wan. Questo sei tu se non condividi.